Per avere notizie sugli Esseni, bisogna risalire alla grande scoperta fatta nel 1947 all'interno di grotte situate nei pressi di Qumran, nel Mar Morto, nelle quali vennero ritrovati rotoli interi di documenti e numerosi frammenti esseni. Questa comunità era già conosciuta da secoli attraverso gli scritti di autori antichi, tra i quali Flavio Giuseppe e Filone Alessandrino, famoso filosofo giudaico. Lo stanziamento degli Esseni è menzionato anche da Plinio il Vecchio, vissuto nel primo secolo della nostra era, autore di un'opera di storia naturale in lingua latina. Nei rotoli ritrovati non compare mai il nome Esseni. Nelle fonti greche essi sono citati come Essaioi o Essenoi. Sul significato della parola Esseni sono state fatte numerose congetture. Secondo alcuni sembra che la forma latina potesse derivare dall'ebraico Asidium, che significa pii. Secondo altri il nome deriva dall'aramaico Asia, che significa medico. Comunque, volendo fare una precisazione, tra i rotoli vi sono opere che sono sicuramente collegate agli scritti esseni, ma ve ne sono altre che non sono interamente di provenienza essena. Gli Esseni erano impegnati nello studio della Bibbia per ritrovare il loro ruolo nella storia del mondo e si composero delle opere di esegesi biblica. Si stanziarono nella zona del Mar Morto, vicino a Engedi, e qui fondarono la loro comunità e misero i rotoli nelle grotte, proprio nel luogo dove poi furono ritrovati. Secondo Plinio, gli Esseni erano una comunità che aveva abbandonato le vanità del mondo. Essi si erano elevati spiritualmente ed avevano conseguito una conoscenza mistica piuttosto consistente. Si erano isolati, vivendo tra le palme da dattero. Tenevano la proprietà in comune e non si sposavano, vivendo in uno stato di santità. Si dichiaravano pacifisti, ma si preparavano al tempo stesso per la guerra di distruzione totale, una rivoluzione mondiale nella quale essi sarebbero stati l'élite di Israele. Vivevano presso le rive dei laghi e dei fiumi, lontani dai centri abitati e dalle città. Erano principalmente agricoltori e frutticoltori. Vantavano una grande conoscenza del suolo e del clima, e questo permetteva loro di coltivare una notevole varietà di frutta e vegetali, anche in zone relativamente desertiche. Gli Esseni non avevano schiavi o servi. Furono il primo popolo che condannò la schiavitù, sia nella teoria che nella pratica. Nella loro comunità non esistevano il ricco e il povero, perché queste condizioni erano considerate delle deviazioni della loro legge. Si dedicavano principalmente allo studio sia della Bibbia che delle discipline come la medicina e l'astronomia. Essi furono considerati gli eredi dell'astronomia persiana e caldea e dell'arte egizia della guarigione. Erano anche esperti profeti e si preparavano alla profezia con un digiuno prolungato. Conducevano una vita semplice, alzandosi ogni mattina prima dell'alba per studiare. Si bagnavano ritualmente nell'acqua fredda ed indossavano tuniche bianche. Dopo il lavoro quotidiano nei campi e nelle vigne, consumavano il loro frugale pasto in silenzio. Non mangiavano carne e non bevevano vino. La sera era l'inizio della loro giornata. Il loro sabato o giorno santo cominciava il venerdì sera ed era per loro il primo giorno della settimana. Questa giornata era dedicata allo studio, alla discussione e alla musica, poiché essi
suonavano diversi strumenti musicali. Dato il loro stile di vita, gli Essenni erano persone sane e robuste e raggiungevano spesso la tarda età. Per essere ammessi alla loro comunità bisognava sostenere un periodo di prova di un anno, quindi seguivano 3 anni prima dell'iniziazione, seguiti da 7 anni di tirocinio prima di essere ammessi completamente. Testimonianze riguardanti il loro stile di vita giungono dagli scritti dei loro contemporanei. Oltre ai già citati Plinio, Giuseppe, Flavio e Filone, anche Solanius ed altri ne parlarono in vari modi, definendoli una razza particolare, più interessante di tante altre. E ovviamente anche queste comunità aveva delle regole. Un manuale di disciplina è stato ritrovato nella grotta numero 1 tra i rotoli del Mar Morto. Questo manuale illustra i riti e le regole che guidavano la vita della comunità, le istruzioni al maestro e ai subalterni e i principi di comportamento e le punizioni per la loro violazione. Il testo incominciava enunciando i principi base ai quali la comunità si definiva e si distingueva. Secondo tali principi, i membri dovevano impegnarsi in un patto davanti a Dio per fare tutto quanto egli aveva ordinato, e sempre secondo tali principi, a chi praticava l'obbedienza sarebbero state perdonate tutte le colpe. La fedeltà della legge aveva un'importanza fondamentale. Tra le varie denominazioni che designavano i membri c'erano i guardiani del patto e gli zelanti della legge. Il patto prevedeva determinati riti, tra cui il lavaggio e la purificazione per mezzo del battesimo, non una volta soltanto, ma tutti i giorni. Vi erano le preghiere quotidiane all'alba e al tramonto e la recita della legge. I membri che procedevano nella via della perfezione dovevano rispettare la legge fino alla venuta del profeta e dei messia di Qumran e di Israele. In questo brano del rotolo si fa riferimento a 2 figure regali, a 2 messia distinti, uno discendente dalla stirpe di Aronne, l'altro dalla stirpe di Davide e Salomone, quindi di Israele. All'epoca c'è da sottolineare che il termine Messia aveva un significato molto diverso da quello della tradizione cristiana. Significava infatti l'unto, cioè colui che era stato consacrato con l'olio. Nella tradizione di Israele, sia i re che i sacerdoti erano unti, cioè Messia. Nel 1888 venne fatta un'ulteriore scoperta a poca distanza dal luogo dove erano stati ritrovati i rotoli, in una grotta circa 1 metro di profondità sotto il livello attuale del terreno. Venne rinvenuta una piccola anfora risalente all'epoca di Erode ed era avvolta in un telo di fibre di palma. Conteneva un olio denso di color rosso, la cui composizione, in base a delle analisi chimiche, risultò essere sconosciuta. Si presuppone che fosse un olio, un balsamo, un'essenza preziosa prodotta a Gerico ed usata per consacrare i legittimi re di Israele. Purtroppo la sua composizione non può essere stabilita con certezza, perché l'albero da cui proviene quest'olio è ormai estinto da 1500 anni. Ma c'è un'altra cosa importante da sottolineare, e cioè che al tempo di Gesù c'erano diversi rami della tradizione essena. Quella menzionata nei rotoli del Mar Morto erano esseni molto severi, dogmatici, ascetici. Le donne erano vietate all'interno della loro comunità, praticavano una disciplina molto austera. Altri invece vennero chiamati zeloti, una specie di gruppo politico
determinati e armati, pronti a far qualsiasi cosa per sostenere la legge del Dio degli ebrei. In poche parole, vi fu una divisione tra gli esseni. Un gruppo di maggioranza rimase fedele all'insegnamento, con un'inclinazione molto dogmatica, e un altro, meno importante in numero, cercò di svolgere l'insegnamento interiore e di viverlo in libertà e amore. Per ora ci fermiamo qui, ma torneremo a parlare di Esseni e addirittura del loro Vangelo. Ma ti ricordo che se vuoi sostenermi, puoi farlo lasciandomi un like o iscrivendoti a questo canale nel caso non fossi iscritto. Potrò continuare a fare ricerche per te. Inoltre è gratuito ed io te ne sarei davvero molto molto grata. Ma in ogni caso, se vuoi, ci vediamo molto presto nel prossimo video e nella prossima storia.